accoglie il paesaggio brullo della Lucania. Stiamo per arrivare a Matera. Oggi lì incontreremo un'esperienza molto bella, molto significativa di questa terra. Il Vangelo di questa domenica parte dalla legge di Mosè: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, dice Gesù, amate i vostri nemici. È una pagina davvero impegnativa e difficile. Oggi cercheremo di capire come è possibile fare questo passaggio dall'amare quelli che conosciamo, che sono dei nostri, della nostra cerchia, aprire questo orizzonte più grande, più vasto, che comprende e abbraccia tutti gli uomini. Oggi sono molto curioso di conoscere una realtà, un'impresa che ha deciso di coniugare l'aspetto economico, il profitto, con un bene molto più ampio, e cioè quello umano. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Questa mattina Matera ci accoglie col sole. Siamo a pochi passi dalla città, in mezzo a queste dolci colline di seminato che quest'estate diventeranno orzo e poi verranno trasformate in birra. Ecco, oggi parleremo di un'azienda che produce birra, ma non solo, che attraverso questa attività include, accoglie, promuove la vita di tante persone. Serena, ci racconti il vostro progetto? Il progetto nasce nel 2018 con un finanziamento della Fondazione Con il Sud, che si impegnava a realizzare opportunità di inserimento lavorativo per i migranti in uscita dai progetti di accoglienza. Quindi Gruit nasce proprio con questo obiettivo, inserire persone, migranti accolte in Italia, rifugiati o richiedenti asilo, che fuori dai progetti cercano poi delle opportunità sui territori in cui arrivano. Serena, che cosa significa Gruit? Gruit è un termine sassone che sta a indicare quell'insieme di aromi e di spezie che fino al XV secolo arricchivano le birre di qualità. E per te, Serena, che cosa significa lavorare per questo bellissimo progetto? Il progetto racconta storie. Nel birrificio si mescolano storie, si mescolano racconti, proprio come nella birra si mescolano le spezie che danno gusto poi e sapore al primo sorso. Il vostro è un modello di economia circolare. Puoi spiegarci cosa significa questo? Sì, il birrificio, come possiamo vedere, nasce all'interno di un territorio che è agricolo, quindi fin dall'inizio abbiamo cercato un luogo che avesse attorno delle terre da coltivare, proprio perché la materia prima potesse essere direttamente portata dal campo all'interno del birrificio. Questa circolarità si conclude reinvestendo i proventi che vengono dalla vendita della birra in altra progettazione sociale e provare anche a investire sui piccoli comuni della Basilicata. Amate i vostri nemici, forse potremmo tradurlo anche con amate tutti coloro che vi sono estranei, quelli che conosciamo, che appartengono al nostro mondo, in fondo li abbiamo inclusi. Sono tutti quelli che sono estranei che è difficile prendere dentro, per i quali è difficile fare spazio. Ora, questo fare spazio avviene anche attraverso i sapori, attraverso le sensazioni, i sapori delle spezie, i sapori che si mescolano insieme e che formano qualcosa di nuovo. E in questo c'è una grande sapienza antica, ma c'è anche un cuore che si apre all'accoglienza. Il birrificio Matarè è il cuore di un progetto di integrazione molto più ampio. Said, anche tu fai parte di questo progetto di integrazione. Sì, sono stato accolto all'inizio quando sono venuto in Italia e quindi adesso faccio parte pure io. Said, da dove vieni e quando sei venuto in Italia? Allora, io sono egiziano, sono venuto in Italia nel 2012 all'età di 13 anni e mezzo. Io lavoravo in un locale che gestiva la cooperativa, poi ho seguito tutta la parte formativa fino a quando abbiamo ottenuto finalmente il prodotto finale. Adesso ho un ristorante su Matera, faccio lo chef. Matera è diventata la tua casa, ti manca l'Egitto?
Sì, ormai sono a Matera da 10 anni, l'Egitto mi manca sempre perché comunque è tutta la mia famiglia lì, però lavoro, vivo, è tutto qui, quindi sì, per me è casa con tutti gli effetti. Oggi mi ha colpito molto la storia di Said, un ragazzo che è stato costretto ad andare via molto giovane dalla sua terra e soprattutto a crescere in fretta. Adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e spero possa portare speranza e motivazione in molti giovani. Questi sono 3 tipi di malto. Non è altro che il cereale, l'orzo, dopo un trattamento che permette la trasformazione degli zuccheri che altrimenti non sarebbero trasformabili dai lieviti per produrre alcol, quindi nella birra. In questa fase adesso aggiungiamo il glucosio e un altro po' di lievito perché in bottiglia va a avviene la rifermentazione. La bottiglia va prima lavata, poi asciugata qui in aria e poi qui. In questa esperienza mi ha colpito la collaborazione di persone straniere e italiane che sono riusciti a entrare in sintonia e a creare un prodotto simbolo di questa terra.